I have a cherished painting in my office. Nel mio ufficio c'è un dipinto che amo molto e che si chiama Accesso all'illuminazione. L'autore è un mio amico, l'artista danese Johan Bentin, che è stato il primo presidente di Palo a Copenaghen, in Danimarca. Il quadro mostra una stanza buia sulla quale si apre una porta da cui splende la luce. Trovo interessante che la luce che viene dalla porta non illumini tutta la stanza, ma solo lo spazio che si trova immediatamente davanti alla porta. Per me l'oscurità e la luce di questo dipinto sono una metafora della vita. Fa parte della nostra condizione di esseri mortali, sentirci talvolta come se fossimo circondati dalle tenebre. Forse abbiamo perso una persona cara, o un figlio si è sviato. Forse abbiamo ricevuto una diagnosi medica infausta. Abbiamo problemi di lavoro, o siamo oppressi dai dubbi e dalla paura. Oppure ci sentiamo soli e non amati. Ma anche se nelle circostanze presenti ci sentiamo perduti, Dio ci promette la speranza della sua luce. Promette di illuminare il sentiero davanti a noi e di mostrarci la via che conduce fuori dall'oscurità. Vorrei raccontarvi la storia di una donna cresciuta in una stanza immersa nelle tenebre. La chiamerò Jane. Da quando aveva 3 anni, Jane fu ripetutamente picchiata, sminuita e abusata. Veniva minacciata e derisa. Ogni mattina si svegliava senza sapere se sarebbe sopravvissuta fino al giorno seguente. Le persone che avrebbero dovuto proteggerla erano quelle che la torturavano e che la lasciavano che gli abusi continuassero. Per proteggersi, Jane imparò a non provare niente. Non aveva speranza di mettersi in salvo. Quindi si indurì davanti all'orrore della realtà che viveva. Nel suo mondo non c'era luce, perciò si rassegnò all'oscurità. Col torpore che può venire solo dal contatto costante e inesorabile con il male, accettò il fatto che ogni momento sarebbe potuto essere l'ultimo. Poi, a 18 anni, scoprì la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. La gioia e la speranza del Vangelo restaurato penetrarono nel suo cuore ed ella accettò l'invito al battesimo. Per la prima volta la luce entrò nella sua vita e Jane vide davanti a sé un sentiero luminoso. Lasciò l'oscurità del suo mondo e decise di andare all'università in un luogo molto lontano dal suo carnefice. Finalmente si sentiva liberata da quell'ambiente di tenebre e di malvagità. Era libera di gioire della pace e della guarigione miracolosa del Salvatore. Tuttavia, dopo molti anni, quando il suo carnefice era già morto, Jane si sentì nuovamente turbata dagli orribili eventi della sua infanzia. Una profonda tristezza e rabbia minacciarono di distruggere la meravigliosa luce che aveva trovato nel Vangelo. Comprese che se avesse permesso all'oscurità di consumarla, il suo tormentatore avrebbe ottenuto la vittoria finale. Cercò aiuto psicologico e medico e cominciò a comprendere che la miglior via verso la guarigione era di capire e di accettare che l'oscurità esiste, ma che non bisogna dimorarci, poiché come ora sapeva, esiste anche la luce ed è lì che scelse di dimorare. A causa del suo passato oscuro, Jane avrebbe potuto diventare vendicativa, velenosa o anche violenta, ma non lo fece. Resistette alla tentazione di spargere oscurità, sfogandosi mediante la rabbia, il dolore o il cinismo. Si tenne invece stretta la speranza che con l'aiuto di Dio sarebbe guarita. Scelse di irradiare luce
e di dedicare la sua vita ad aiutare gli altri. Questa decisione le permise di lasciarsi il passato alle spalle e di entrare in un glorioso futuro. Divenne insegnante e oggi, alcuni decenni dopo, il suo amore ha influenzato centinaia di bambini e li ha aiutati a scoprire di avere un valore, di essere importanti. È diventata un'instancabile paladina dei deboli e di coloro che sono perseguitati e scoraggiati. Edifica, rafforza e ispira tutti coloro che la circondano. Jane ha imparato che la guarigione comincia quando ci allontaniamo dalle tenebre e ci incamminiamo verso la speranza di una luce più splendente. È nel mettere in pratica la fede, la speranza e la carità che lei non solo ha trasformato la sua vita, ma ha benedetto per sempre la vita di moltissime altre persone. Forse ci sono tra voi che persone che sentono l'oscurità addensarsi su di loro. Probabilmente vi sentite oppressi dalla preoccupazione, dalla paura o dal dubbio. A voi, a tutti noi, ripeto una meravigliosa e sicura verità. La luce di Dio è reale. È disponibile a tutti. Dà vita a ogni cosa.